Signori, doveva succedere. Come avete visto titolo e copertina, la panda più bassa del mondo ha qualche problemino, ma adesso vi spieghiamo meglio. Allora signori, prima di svelarvi l'entità del danno vogliamo raccontarvi un po' la storia in breve. È il 9 settembre, siamo stati chiamati da Dallara, l'azienda di auto chiaramente conosciuta in tutto il mondo, per un evento all'insegna dell'ingegneria, del divertimento, dove fondamentalmente dovevamo fare da voice, quindi speaker col microfono, e da giudici per questi carrellini che venivano creati dagli ingegneri all'interno di Dallara. Quindi 15 squadre che hanno creato questi 15 carrellini che dovevano scendere giù per questa discesa di fianco all'azienda, e noi dovevamo giudicare come erano stati costruiti, i materiali con cui erano stati costruiti, la velocità, il tempo e diversi fattori. Abbiamo fatto una piccola esibizione anche noi con la panda più bassa del mondo, che è andata molto bene. In quel momento è andata molto bene, perché dopo è andata un po' peggio, però in linea di massima tutto l'evento è andato abbastanza bene. Allora, la situazione in cui ci troviamo è questa: l'evento è finito, siamo rilassati, abbiamo fatto la nostra prestazione con il microfono e chiaramente post evento scende un po' l'adrenalina, ci si rilassa e ci viene dato il compito di mettere tutti i carrellini in fila per fare le tornate finali, le foto finali. C'è anche l'ingegner Dallara, quindi una situazione molto più cordiale, molto più rilassata. E noi cosa facciamo? Prendiamo il nostro bel mezzo, la nostra bella pandina dorata, non dorata ma adorata, e andiamo a mettere un pochino nascosta dietro i carrellini. Facciamo le foto, facciamo i saluti, facciamo un po' di balotte, di chiacchiere con tutte le persone che sono lì e ci accingiamo a chiudere la giornata, quindi ci prepariamo per il pranzo. In questo momento succede una cosa un pochino particolare. E questo perché? Perché la panda dalla sua posizione andava spostata e riportata al furgone, al che era qua in mezzo a noi. Mi guardo intorno e vedo questo ragazzo, Riccardo, che glielo leggevo negli occhi che voleva provarla. Allora glielo propongo, non se lo fa ripetere due volte, sale e lì, come il Titanic ebbe il suo iceberg, anche la panda ebbe la sua guida per cancelli. Però Matthew, prima di arrivare al succo, all'incidente, e soprattutto lo diciamo ai ragazzi, fortunatamente abbiamo trovato un'azienda che ha il cuore gigantesco, che ci aiuterà a riparare i danni, e adesso ve ne parliamo. L'azienda in questione si chiama YouHodler ed è una piattaforma dove puoi operare con le criptovalute, accessibile tramite laptop o PC, ma anche con la comoda applicazione. Per chi come noi desidera approcciarsi a questo mondo con accuratezza, YouHodler si distingue per essere facile da usare e per il supporto clienti, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da persone reali, così qualsiasi dubbio viene sistemato. YouHodler non è una scoperta per questo canale, l'anno scorso ve ne parlammo e suscitò una grande curiosità in voi. Il marchio è stato molto contento di noi e noi siamo entusiasti di riparlarvene. Ci sono infatti delle novità come il Cloud Miner, un servizio che ti permette di guadagnare criptovalute attraverso il mining. In sintesi, un sistema di ricompense su più livelli. Come vediamo dall'app, ogni livello è composto da blocchi e per cominciare a guadagnare bisogna attivare ogni blocco attraverso le scintille. Premendo su un blocco partirà un timer che indicherà che il processo di mining è cominciato, e una volta terminato otterremo la ricompensa in Bitcoin. Ovviamente la durata del processo di mining dei blocchi dipende dal livello in cui ti trovi. A livello 1 saranno più alti, ma col passare di livelli si ridurranno. YouHodler ha cercato di gamificare questo aspetto legato alle criptovalute e rendendolo davvero interessante. Per altre informazioni su YouHodler trovi il link in descrizione e tramite il nostro codice sconto DonSpark otterrai anche tu 50 centille per cominciare il mining. Codice sconto da utilizzare entro le 24 ore dalla verifica dell'account. Adesso invece venite con me che iniziamo le fatiche per sistemare questa povera panda. Andiamo. E il momento clou, chi meglio di Riccardo stesso può raccontarcelo? Allora, la premessa, ragazzuoli, prima di farci raccontare com'è andata in prima persona, la premessa è che se siamo qua insieme a lui è proprio perché siamo presi bene per quello che è successo, cioè non ci siamo incazzati. Abbiamo guardato quello che è successo con filosofia e abbiamo detto: quello che è successo a lui poteva succedere a noi, perché tanto quella guida non la vedevi. Quindi evitiamo commenti malsani, perché tanto siamo presi bene. Fortunatamente le cose si sistemano. Lui è intero, ci siamo. Allora, calma. La prima cosa è questa. E da fuori è sembrato veramente un bel botto, anche perché magari non te l'aspettavi. Diciamo che sì, sfondare un cancello aperto non è proprio la cosa che mi aspettavo. Quindi non l'hai vista fondamentalmente? No, zero. Oppure l'hai vista e hai detto ci passo? No, proprio non l'ho vista. Cioè, nel senso, è talmente bassa che già salirci è stato strano. Cioè, uno dei mezzi più strani che io abbia mai provato. È detto da un ingegnere Dallara, ti dico. Quando sei sceso eri bello tremante. Lì ti sei un po' cagato. Cioè, nel senso, raccontami, diciamo, quegli attimi. Io voglio sapere quegli attimi. Quando, capito, hai un'adrenalina a mille che devi capire. Ma in quell'attimo la prima cosa che ho pensato sicuramente è stata: wow, Riccardo, la tua figura di merda l'hai fatta anche oggi. Peccato, perché
che raga non abbiamo sfortunatamente, quindi erano tutte le camere spente. Tony, ci voleva Tony. Però noi adesso ci spostiamo a commentare il mezzo di persone. Siamo dalla macchina, vi lascerei osservarla. Ha preso una bella botta, devo dire. Guarda qua. La botta, io non lo so, quanto andava? No, non è neanche troppo forte in realtà. Cioè neanche ha preso la rotellina, ha preso direttamente il cofano qua. Cioè sono più le vibe positive o negative del fatto di essere con noi o del fatto che hai sfondato? Già per il fatto che mi avete invitato e che siamo tranquillissimi. Guarda, anzi, mi avete messo veramente in una tranquillità incredibile. Quindi grazie mille. Sì. Già lì nel momento appunto mi dispiaceva tantissimo, perché mi dispiaceva più per voi che per me. Beh, alla fine io non mi ero fatto niente. Però prima mi hai detto una cosa molto simpatica. Diamo un insegnamento. Da conoscere Carmageddon, alla fine basta sfondargli la macchina. Noi le ripareremo e inviteremo sempre tutti a sfondarle tutte. Ma dai, ti ringrazio per essere venuto. Grazie perché a voi per l'invito. Abbiamo, non avendo le riprese, è anche una cosa carina a raccontare da chi l'ha vissuta, no? Primo giro, ragazzoli, è da Bortolotti per Cofano Nuovo, che l'ha trovato dello stesso colore. Andiamo a vedere. Arrivati da Bortolotti, andiamo a vedere i prodottini. No, ma bellissimo, dello stesso colore, un po' brasino, ma carino, dai. Molto bello, anche la guarnizione del vetro, fantastico. Come attacchi. Sono di pregio questi pezzi. Sì, gli attacchi sono di un altro colore, ma vabbè, stanno sotto, fantastico. Secondo te riusciamo a montare da solo il vetro? Ragazzi, un po' difficile, però costa. Sì. Però dai, almeno il cofano stesso colore. Vabbè, andiamo a carlo dopo e ce lo fa lui, è bello. Che bella, carichiamo in furga. Carichiamo un po' fiducia in Waze. Ma io lo so come si monta questo, tu lo prendi e fai così forte. No, col piede in mezzo. Col piede in mezzo. Bene, vediamo, carichiamo. Vai. Al brusa, Tony, al brusa. Pezzi caricati, cofano rotto, cofano buono, parabrezza, andiamo da carlo. Siamo arrivati da Carletto e Sandro, adesso non tergiversiamo, entriamo perché ci hanno detto che non è poi così facile come appare. Ok, ci ha detto di metterci sul ponte. Ciao! Sandro! Le famose auto a metà sui ponti. Prima volta che metti un'auto a metà in officina. Questa macchina a metà sbatti. Eccolo! Adesso si picchia. Già incazzato nero. Mamma mia, che ferro! Se la rimetti nell'ordine, pensa che dobbiamo anche frapparla dopo. Neanche le risposte. Agli aeroplani! Gli aeroplani! Mi tocca lavorare anche nelle officine degli altri. Speravo di non fare niente oggi, e invece. Questa è la situazione della seconda cernierina. Abbiamo qualche problema. Sarà da cambiare anche questa. Però queste erano tagliate, vedete? Quindi bisogna ritagliare col flessibile. Messo molto meno del previsto, adesso mettiamo anche la pellicolina. Fine a casa. Allora, la parte più difficile è stata fatta, era difficile quindi non l'abbiamo fatta noi. Adesso andiamo in capannone a montare gli ultimi pezzi, cofano, i supporti e finalmente abbiamo ristrutturato la nostra macchina. E dopo daremo un piccolo spoiler sul perché serviva fatta bene a dicembre. Signori, siamo tornati nel nostro centro operativo. Nel mentre, per non perdere il tempo, abbiamo rifatto i fori nel cofano nuovo, abbiamo rimesso le rotelline, l'abbiamo rilucidato in maniera minuziosa, abbiamo riattaccato l'adesivo importantissimo di Carmageddon sul vetro anteriore e adesso siamo pronti per montare il nuovo cofano e dopo sarà completa, un giorno secco rega, e siamo pronti per renderla di nuovo operativa. Bam, dentro cazzo. E si ricomincia lì. Ok, abbassiamo. Molto storto verso sinistra. Molto storto verso sinistra. Come vedete alle mie spalle abbiamo fatto un lavoro veramente certosino, ma la domanda che sorge spontanea è:
perché abbiamo messo questa cura nel riparare questa autovettura? Il motivo è presto detto: ci hanno chiamato allo show dei record, adesso non sappiamo ancora date e quant'altro, ma dovremo portare la bimba a calcolare l'altezza e vedere se veramente abbiamo battuto un record mondiale. Anche perché nei titoli mettiamo sempre, capito, la più bassa del mondo, e lo scopriremo. Sono accorto adesso che c'hai la maglia. Anche la maglia, io me ne ero accorto. Per lei, l'ho messa apposta. Per la seconda volta, perché siamo già andati a Tussic e Valles, se qualcuno non l'avesse ancora vista. Un ringraziamento ancora a Yodler, a Bortolotti, a Carletto e a Sandro per l'aiuto. Ci vediamo alla prossima, perché veramente bollo in pentola della roba interessante. No, Tony.